Sono sommerso dai pacchi, amici. E qui Babbo Natale è arrivato in anticipo. Ho lo studio che è un disastro. E soprattutto ho grandi novità per voi. Adesso vi spiego tutto. Ehi, ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. È stato un periodo davvero super, super, super denso di cose da fare, sia personali, sia per lo studio, cose da programmare, cose da preparare. Ho lavorato tantissimo a dei nuovi progetti che ovviamente parleremo anche in questo video. È arrivato qualcosina davvero di interessante, un po' di cose da provare e soprattutto cose che serviranno per un nuovissimo progetto che sto per lanciare. Io lo so che voi state aspettando spiegazioni su questi capelli, ma dovete aspettare, faccio prima l'unboxing e poi vi do grandi news nel finale appunto di questo video. Allora ragazzi, che cos'è questo? Questo è un cuscino, lo vedete? Sì, è un cuscino, sì. Ragazzi, non potete immaginare come ho sofferto negli ultimi anni con il torcicollo, con i dolori della lana. È la cosa più morbida del mondo assolutamente. Però cosa succede? È che la lana dopo un po' di tempo andrebbe lavata, andrebbe aperta, andrebbe insomma risistemata, no? E quindi dopo un po' di tempo i cuscini praticamente diventano dei blocchi di cemento. Quindi siccome siamo stati molto a casa da marzo in poi, perché sapete tutti quello che è successo, ahimè, ho iniziato a vedere un po' su Amazon dei cuscini in memory, visto che si parla tanto bene di questo materiale, memory foam. Ho trovato questo cuscino della Pop Run, non lo so, sarà una roba sempre dalla Cina, non lo so che roba è. Ragazzi, vi giuro, sembra di dormire su una nuvola. Quindi ho approfittato di questo Black Friday per acquistarne un altro da tenere qui in studio, perché non si sa mai. Spero che sia uguale, identico a quello che ho a casa. Questo mi preoccupa, perché il modello che avevo acquistato non era più disponibile. Allora, come vedete, arriva in questa borsetta e ovviamente è sottovuoto. Ed ecco il cuscino, fantastico. Una volta che si apre per la prima volta dal sottovuoto, per una decina di minuti fare questo movimento qui, che ovviamente il memory si deve espandere, si deve gonfiare. Insomma, c'ha i suoi tempi. Se avete problemi di torcicollo, di cervicale, di mal di testa, prima di imbottirvi di medicine, fate una prova e vedete se è il vostro cuscino che vi provoca tutti questi problemi. Ragazzi, vi dicevo che è arrivato un frigo. Montiamo sto frigo e poi passiamo alle cose tecnologiche e all'annuncio di nuovi progettini interessantissimi. Dici, mettiti a fare YouTube. Che ci vuole a fare i video su YouTube, a fare gli unboxing, le cose? Comunque ragazzi, questa è una piccola zona appunto ripostiglio, deposito, caos totale, perché vengo anche da un periodo in cui ho sistemato la scrivania e il banco, ho riorganizzato tutto. Arriverà poi un video, un mega video, perché ho deciso di fare un video unico, anche che uscirà fuori di 20 minuti, però praticamente riassumerà tutti i lavori che ho fatto in studio, anche di bricolage. Un mega video super super intenso, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella, restare sempre collegati, seguitemi su Instagram per appunto essere aggiornati veramente al momento, all'istante. Quindi adesso lo vado a sostituire con quello che mi ha dato Red Bull, che è una figata assurda quello di Red Bull, perché ha il LED all'interno, si è sempre acceso con LED bianco, insomma è veramente figo. Però ovviamente è un po' limitato, perché è piccolino, ci entrano solo le bottigline di acqua piccole, lattine piccole, ed effettivamente è anche uno spreco mettere le bottigline d'acqua. Poi dicono che è un po' più silenzioso, perché quello lì, mamma mia, uno stress incredibile. A livello di rumorosità era abbastanza evidente, quindi a volte quando devo registrare delle cose in studio eccetera eccetera devo spegnerlo, perché altrimenti poi rientra nel microfono. È di un silenzioso che fa impressione. Sembra adesso si è spento. Ha raggiunto la temperatura e si è spento. Non credevo, ero veramente molto, molto, molto preoccupato. La cosa interessante di questo frigorifero è che ha anche un vano congelatore. Qui ci potete mettere i gelati, vedi? Congela, mazza, oh! Procediamo ai nostri unboxing, quelli tech, quelli lì che ci piacciono a noi. Allora, intanto vi faccio vedere un paio di cose che sono già arrivate, che già ho aperto perché mi servivano. È arrivato questo cavo HDMI, mini HDMI. È arrivato questo fantastico cavo Thunderbolt 3 USB di tipo C della Rampau. Da quando ho cambiato computer sto un po' riorganizzando tutti ovviamente i cablaggi, le porte. Un mio amico mi ha consigliato questo hub della Vava. E praticamente dovrebbe essere un hub con 8 porte in uno, quindi insomma con USB tipo C, con la porta LAN, Ethernet, USB 2, USB 3, HDMI. Oh, eccolo qua. Super super venduto su Amazon, era veramente in un grandissimo sconto questo Black Friday, e quindi praticamente l'ho preso. Ho avuto un po' di problemi con
gli hard disk, perché io ho tanti hard disk per necessità ovviamente di backup, di time machine, di materiale veramente. Ho preso questo cassettino, ne ho presi un paio, questo è il primo, solo che è USB di tipo C. Ho detto adesso voglio provare qualcosina di più moderno, magari non litiga più il mio Mac con questi cosi. Quindi ho deciso di prendere direttamente un qualcosa che sia direttamente USB di tipo C, non so se si vede. Mazza che busta Amazon, eh? Certo che Amazon stanno in un delirio in questo periodo, mamma mia. Oh, ed eccolo qui, questo è un altro. Questo qui è un pochettino più serio, secondo me, della Ugreen. Ugreen, si dice così, non lo so. Presi di due marche diverse anche per vedere un po' se effettivamente riesco a risolvere questo problema, perché è una noia assurda. A volte spengo il Mac con l'hard disk collegato, si riavvia, riparte, è un problema di kernel, non lo so, va in panico. Probabilmente litiga, vi ripeto, litiga con la periferica. Questo qui mi sembra leggermente più figo, eh? Ma innanzitutto, perché sono biondo? Sono biondo, ragazzi, perché in realtà non sono ancora biondo, questo è più un giallo, questo è un giallo Trump in questo momento, un giallo canarino. Devo ancora terminare il trattamento. Perché mi sono fatto biondo? Semplicemente perché mi piace, e poi l'ho fatto anche per lanciare il nuovo singolo che uscirà il 18 dicembre ovunque nel mondo, nell'universo. Non è un nuovo singolo, ma in realtà è la versione acustica di Martina, il singolo che è uscito in estate a giugno. Ho realizzato una versione acustica e non vi aspettate il classico brano acustico chitarra e voce, non è un chitarra e voce, ma c'è proprio un arrangiamento costruito su questo pezzo, è tutta una lavorazione di un singolo inedito, un singolo nuovo, e quindi per questo vi chiedo di ascoltarlo quando uscirà, perché ho cercato di dare un abito totalmente diverso a questo pezzo, che nasce come un pezzo estivo, fresco, simil reggaeton, insomma molto molto poppeggiante, reggaetoneggiante. Adesso si trasforma in un pezzo super super invernale, super super ballad, si avvicina a una ballad un po' più lenta, ma non lo è in realtà. Passiamo avanti. Quando è iniziata questa pandemia, questa maledetta pandemia, a marzo, aprile, io veramente non avevo voglia né di suonare, né di fare dirette, né di fare live, né di fare veramente... veramente mi sono buttato giù, ho preferito non fare niente in quel periodo e riflettere. Poi in realtà ho affrontato anche un momento un po' difficile, insomma, lavorativamente, cioè è stato un periodo, veramente un periodo di merda, parliamoci chiaro. Vorrei iniziare a fare delle dirette qui su YouTube o su Twitch. Mi piacerebbe innanzitutto fare delle dirette dove ci sono io che parlo con voi, interagisco con voi, che vi canto qualcosa, suoniamo qualcosa insieme. L'idea è anche quella di fare quattro chiacchiere, di di aprire dei dibattiti con musicisti, artisti, produttori indipendenti. Ci sto lavorando, ma non credo di riuscire subito, magari dopo Natale, verso gennaio. Tanto ragazzi, purtroppo, mettiamoci l'anima in pace, qui ci aspetta tutto questo inverno ancora in una situazione abbastanza tragica. E soprattutto, non vi svelo niente, ma durante queste feste potrei fare tante live, perché siamo tutti a casa. Quindi è arrivato un pacco. Ho dovuto acquistare da Thomann perché era l'unico che aveva questo prodotto che andiamo ad unboxare. Aveva ad un prezzo basso, era un'offerta del Black Friday, e soprattutto era l'unico che ce l'aveva disponibile, diciamo, in tempi decenti. Questa è una cosa che mi servirà per fare le dirette. Ed ecco a voi la mia Atem Mini. È un mixer video con quattro ingressi, che però ha anche un'uscita USB, quindi può diventare praticamente una webcam, quindi non serve un'altra scheda di acquisizione, eccetera, eccetera. Una volta che avrò sistemato tutto e sarò super operativo, arriverà ovviamente un video definitivo su tutta la mia postazione per le dirette. Allora andiamo a fare questo unboxing velocissimo, giusto per mostrarvi sta roba. Quindi questa roba qui mi consentirà di fare tutta una regia abbastanza sistemata, abbastanza professionale, per fare delle dirette decenti. Ok, allora cosa esce all'interno? Ovviamente il classico alimentatore con tutte le spine. Ecco qua, molto semplice, molto minimalista questa confezione. Ed eccola qui, la nostra Blackmagic Atem Mini. C'è anche la Atem Pro, la Atem Isola, cioè ce n'è veramente per tutte le esigenze. Questa qui è la base per iniziare, perché veramente poi integrando questa scheda con il suo software e poi con il software per streamare, veramente si riescono a fare cose molto molto interessanti. Veramente non c'è bisogno di spendere il doppio, questa intorno ai 320 euro la si porta a casa, ma per una diretta sul web molto molto semplice, questa qui, il modello base, è già tantissima roba. Non mi sono accontentato, chi si accontenta gode, così così ho preso, oh Dio quanto pesa, questa roba qui. È un super mixer audio analogico
però è un multitrack. Mi servirà sicuramente per fare le live. Scusate ragazzi, è un unboxing pessimo, ma io non so come unboxarlo. Mazza ragazzi, madonna mia, pesa 10 kg. Ho detto adesso ho una postazione super super spaziosa, posso mettere 10.000 cose. In realtà non posso mettere niente perché non c'ho più spazio. Allora, molto semplicemente e molto velocemente, perché ho scelto questo mixer, la cosa importante che mi dà questo mixer rispetto ai mixer diciamo più piccolini, praticamente innanzitutto sono i fader. Il mixer deve essere coi fader, ragazzi, non esiste, quindi ha tutti gli effetti, riverbero, delay eccetera eccetera soliti. Poi ha due aux per praticamente buttare in due uscite separate l'audio che vogliamo. Poi come vedete sono 8 canali bilanciati, ci sono anche gli ingressi di linea, ma la cosa più importante è questa roba qui, la USB, perché consente di registrare in multitraccia tutti questi canali. Sicuramente questo mixer è utile per le dirette, perché mi consentirà per queste dirette future di gestire l'audio in modo ottimale, cioè non dovrei avere grandi problemi con fastidiosi ritorni audio se magari mi collego con qualcuno via Skype, via Zoom eccetera eccetera. Leggendo le varie schede tecniche, confrontando anche altri modelli, altre marche, mi è sembrato essenzialmente il migliore a livello di qualità prezzo e di prestazioni per quello che devo fare io. Potete fare le vostre prove con i vostro gruppetto, perché comunque 8 canali riuscite a collegarli essenzialmente, o altrimenti questo qui ad esempio è ottimo per i batteristi, che non vogliono spendere 1000 euro per farsi una scheda audio con 10 ingressi eccetera eccetera. Credo che la scheda audio sia sempre la soluzione migliore, però in questo caso il mixer serve se dovete fare delle prove, se dovete registrare dei mini live, se in questo caso dovete fare delle dirette. È fondamentale. Perché non ho scelto un mixer digitale? Sia per un fatto di costi, ma soprattutto sia proprio perché mi sono reso conto che non ne ho bisogno in questo momento un mixer digitale. E allora qui abbiamo un altro pacco, andiamo ad aprire. Questa è una cosa interessante, ve la faccio vedere dall'alto perché proprio indicata per la scrivania. È arrivato questa cosa qui che aspettavo, e praticamente è la mia nuova trackball, anzi la mia prima trackball in assoluto, perché io ho sempre utilizzato il Magic Mouse di Apple. Ho anche il Magic Trackpad, quindi ho queste due situazioni qui. Il trackpad sì, lo uso ogni tanto, non mi trovo bene come con il mouse. Però ovviamente la cosa negativa è che per chi come me usa per tante ore, veramente tante ore, il mouse, inizia ad avere problemi poi alla spalla, al braccio. Insomma, problemi, vi assicuro che non sono frasi fatte, perché veramente dopo un po' iniziate ad avere problemi al polso, alla mano. Quindi mi hanno consigliato in tanti di passare a una trackball, almeno insomma di provarla. La trackball essenzialmente è ferma, quindi non devi fare questo movimento qui sempre del mouse. Ho scelto questa Kensington Orbit con il cavo, e ho scelto questo modello qui perché è appunto ambidestro, quindi per me che appunto sono mancino dovrebbe andare bene. Ed ecco qui. Allora, primissimo test, non mi sembra male. Non sembra male come primissimo test. Beh, devo abituarmi, sicuramente devo abituarmi, devo iniziare da capo, insomma. Però vi dico che al tatto non è spiacevole. E allora ragazzi, siamo alla fine di questo video. Ho parlato tantissimo e si sente, ma veramente volevo fare un mega video di unboxing, un mega video di spiegazioni, di cose future. Ringrazio per chi ha avuto la pazienza di essere arrivato appunto fino alla fine di questo video. Le due cose importanti che succederanno a breve: il 18 dicembre esce Martina in versione acustica, il mio nuovo singolo, e soprattutto a breve inizieranno le mie dirette, che non so cosa succederà praticamente. Restate collegati, seguitemi su Instagram per restare sempre aggiornati. E niente ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi va lasciate un like così per incoraggiamento, ci vuole sempre. Un bel like anche per i miei capelli biondi, ci stanno. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, che è la cosa più fondamentale, attivare la campanella, perché così resterete sempre aggiornati sui video futuri. Grazie ragazzi, vado a giocare un po' qui che veramente ne ho per molto. Ciao!